benvenuti nell'episodio numero 10 della carriera allenatore con il Palermo su PC 24, la carriera fatta solo per voi, dedicata solo a voi che siete i veri fedelissimi di questo canale. Prima di iniziare io come sempre vi chiedo di lasciare un bel mi piace per supportare questo progettino con il Palermo e vi ricordo che tutte le sere alle 19 avete un nuovo video da guardare. Detto questo, partiamo subito con il lavoro odierno perché ce n'è tanto. Dobbiamo giocare innanzitutto la partita contro il Venezia in trasferta. Poi abbiamo le ultime 10 ore di calciomercato con un budget di 2 milioni. E non finisce qui, perché all'interno della nostra rosa c'è un giocatore che ha chiesto la cessione, ovvero Pietro Ceccaroni, difensore centrale / terzino sinistro, che ha un valore di 2 milioni spaccato. E quindi se riusciamo a piazzarlo il nostro budget raddoppia e di conseguenza possiamo magari prendere qualche giocatore più forte oppure un giocatore in più. Almeno due li voglio acquistare in questo video, perché la rosa è molto corta, siamo solo in 22, quindi bisogna allungarla un pochettino. Però tanto dipenderà da Pietro Ceccaroni. Speriamo di ricevere qualche offerta per lui nel corso delle prossime ore di mercato. Adesso però concentrati, perché prima del calciomercato c'è una partita importantissima contro il Venezia. Questa è la classifica: 60 punti per noi, 52 per lo Spezia. La squadra è questa qui, tutti quanti hanno recuperato tranne Thiam, ma lui gioca sempre anche se non recupera. E allora andiamo dentro per la prima partita del giorno: Venezia-Palermo. Tutto pronto? Ci siamo signori, le squadre sono in campo, siamo in trasferta, non voglio assolutamente sbagliare questa partita. Una bella vittoria, così poi ci possiamo concentrare sul mercato in entrata e in uscita. Ottimo recupero palla di Yildiz, dentro bassa, è perfetta per Barberà. Dentro no, volevo andare sul sicuro. Ho sbagliato invece. Gomez, tocco per Basic che si gira, poi filtrante dentro, buono per Yildiz, scarico perfetto per Candreva che si gira, Candreva dentro bassa, è perfetta. No, calcio di rigore, non l'ha dato, cavolo. Lella, grande Lella, signori, chi se lo ricorda Lella? Vabbè, sono passati pochi giorni, dai, alla fine non è che sono passati anni dalla carriera. Grande Lella, grandissimo giocatore, ve lo consiglio per le vostre carriere, perché signori è un calciatore incredibile. Attenzione qua, filtrate, buono per Candreva, dentro bassa, ottimo. No, ma perché stiamo sbagliando gli ultimi tocchi? Basic, 32esimo, buono il tocco per il Diz, che ha contropiede qui perché ne possiamo approfittare. Voglio darla dentro, però vabbè, diamola subito, vediamo se va. Non va, cavolo, non va. Sto sbagliando i filtranti, che di solito non sbaglio. No, sto sbagliando anche l'uscita qui. Attenzione perché Sebastiano, sei un pazzo. Mamma mia, sei un pazzo furioso, Sebastiano, sei un pazzo furioso. Non ho chiamato io l'uscita, cioè ho premuto poi il triangolo quando già era a mezza strada praticamente. E quindi, cioè, o esce o non esce. A quel punto dovevo uscire per forza. Yildiz, filtrante buono per Victor Barberà, che viene fermato. Mamma mia, momento di difficoltà per il Palermo. Per Venezia, attenzione, cross. Mamma mia, non me l'aspettavo. Bravissimo Sebastiano che la prende, evita anche il calcio d'angolo. Fine primo tempo. Finisce qui con il Venezia che spinge, il Venezia che vuole la vittoria. Attenzione, cross, no! Mamma mia, colpo di testa 1-0. Niente, si erano riscaldati pochi istanti fa con un colpo di testa molto simile. La palla è stata parata. Attenzione perché forse potrebbe anche essere autogol. No, è gol dell'attaccante del Venezia. 1-0, siamo solo dopo 55 minuti di gioco. E purtroppo mi tocca dire che il vantaggio è meritato. È meritato, cavolo. Cambi. Allora, Thiam è stanco, classico cambio. Mettiamo Brahim, che comunque un terzino, cioè non è un terzino, però può giocare anche sull'esterno. Fuori Vasic, dentro Uche Ikpisu, che sale e fa l'attaccante. Proviamo come sempre a sbloccarla in questo modo con il nostro fenomeno con la maglia numero 9. Attenzione, Andersen, destro, super Sebastiano, ci tieni in piedi. Ma non stiamo giocando, cavolo, abbiamo lasciato la testa a casa. Meno male che dovevamo dare il 100% per poi concentrarci sul calciomercato. Stiamo facendo vomitare. Bravo Sebastiano ancora. Intanto Di Lorenzo al Liverpool, ragazzi. Di Lorenzo al Liverpool. Ancora il Venezia che insiste però con Sheryshev. Cross dentro, ok, bravo Sebastiano. Nonostante i cambi non riusciamo a fare nulla lì davanti. Yildiz prova ad accendersi la stella, filtrante dentro, ci stava tutto. Contropiede Venezia, attenzione qui perché siamo messi un po' male. Occhio, colpo di tacco bellissimo, Andersen, ci stanno, mamma mia, Sebastiano, super Sebastiano. Ma siamo completamente in difficoltà. Calcio d'angolo, attenzione qui di testa, bravissimo. Poi Sunusi, sei veloce, se sei appena entrato, vai, accelera, bravissimo. Occhio dentro subito, filtrante, è perfetta per Victor Barberà, che può andare davanti alla porta. 1 contro 1, regge anche di fisica, vediamo se ce la fa. Passa, Victor dribbling, no, ci stava, lo so, ci stava, cavolo. Mi serviva, non lo so, un mezzo metro in più mi serviva per riuscire poi a completare il dribbling. Potevo calciare, è vero, potevo calciare, ma il portiere era uscito bene, quindi secondo me questa era la mossa giusta. Sunusi, buonissima, sinistro, palo,
rete, sì! Sì, Sunusi, ragazzi, Sunusi, è forte questo, mamma mia se è forte, cavolo! È molto veloce e poi riesce anche a mettere le palle come si deve. Detto così sembra una cosa bruttissima, però avete capito. Primo gol in 8 partite per Ibrahim Sunusi, bravo! Perché mancano 7 minuti e bisogna assolutamente recuperare palla, bravissimo, buttarlo poi Gomez, usciamo palla a terra, bene, Candreva tocco buono per Barbera che all'aggata l'ha trovato per il Diz, che non è velocissimo purtroppo, quindi bisogna aspettare, tocco per Barbera, dentro per Tiam, attenzione qui, Tiam, in mezzo c'è qualcuno, anzi no, è Sunusi, dentro bassa, rete Ucek Pisu, la decidono i cambi questa partita, che giocata, cavolo, ancora di Sunusi, velocissimo, sulla fascia sinistra, e questa è una giocata, questo è un cambio che va assolutamente riproposto successivamente, anche magari quando non stiamo perdendo, magari quando stiamo pareggiando, perché tanto Tiam in fase difensiva ci dà veramente poco, cioè essendo un 49 sempre fuori posizione non difende mai, cioè sì, comunque è sempre meglio averlo che non averlo, ecco il terzino sinistro, però anche quando stiamo pareggiando possiamo giocarci questa carta di Sunusi, perché davvero ti spacca le partite. 2-1 signori, rimontiamo la gara e quindi chiudiamo in bellezza questo mese di gennaio. Uff, con lo Spezia perde ragazzi, perde anche la Sampdoria, quindi allunghiamo su tutte. Guardiamo infatti un attimo la classifica, 52 per lo Spezia, 44 per la Cremonese che scavalca la Sampdoria, 63 punti per il Palermo, ancora 0 pareggi signori, non si pareggia mai, o si vince o si perde. Comunque, ultime 10 ore di mercato, allora bisogna aspettare un'offerta di trasferimento per il difensore centrale, come ho detto prima, quindi aspettiamo almeno 4-5 ore, se non arriva niente proviamo a metterlo come contropartita, oppure al massimo, non lo so, vediamo un po' che cosa fare. Qualcosa però dovrebbe arrivare, perché cavolo, qua di solito quando mi chiedono la cessione e vengono messi automaticamente sul mercato, un'offerta dovrebbe arrivare, anche perché sono giocatori che potrebbero anche farci esonerare se sono tristi. A quanto pare però questa cosa non vale per quanto riguarda il nostro Ceccaroni. 4 ore alla fine, 3 ore alla fine, purtroppo ragazzi non arriva nessuna offerta, quindi bisogna fare calciomercato con 2 milioni più la possibilità, come detto prima, di metterlo come contropartita. Allora, lì davanti siamo messi abbastanza bene con i cambi, c'è Ibrahim, c'è Uche, che comunque avete visto che anche lui fa bene. A centrocampo c'è Kazumu, che è un altro giocatore molto molto importante, c'è anche Stula che può fare il centrocampista centrale, quindi più o meno ragazzi ci siamo. In difesa c'è da piangere, perché come terzino sinistro non c'è nessuno, neppure come terzino destro, come difensore centrale c'ho solo Ceccaroni che vuole andare via e c'ho Lucioni che ha 54 di velocità, quindi praticamente è come se non avessi nessuno. Voglio prendere quindi un difensore centrale, magari mettendo come contropartita proprio Ceccaroni che vuole andare via, questo è il piano. Ho individuato un giocatore veramente molto interessante, ma che nazionalità è quella lì? Antille, ma cos'è quella roba ragazzi? Cioè c'è solo lui di questa nazionale, no vi giuro che non ho mai visto un giocatore di questa nazionale, cioè boh, che cavolo è quella roba? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti che sono curioso. Comunque, questo Floranus è un giocatore veramente molto molto interessante, perché è un terzino ma può fare anche il difensore centrale, può fare il terzino sinistro, il terzino destro e il difensore centrale, dovrebbe costare circa 1,8 milioni, quindi praticamente ha un valore molto simile a Ceccaroni che ha chiesto la cessione. Tra l'altro noi come difensori centrali abbiamo CDC e un terzino, adesso ci ho fatto caso, non sto cambiando le loro posizioni perché così crescono più velocemente, per chi se lo stesse chiedendo. Quindi provo con Ceccaroni come contropartita che vale 2 milioni spaccati, vediamo un po' se accetta questo cambio. No, vogliono Sunusi Ibrahim, io non ve lo do cavolo, io non ve lo do, non ci penso proprio. Allora facciamo una cosa, termina trattativa, perché questo Floranus è un giocatore veramente importante, però non posso spendere tutto il budget per lui, cioè lo prendo se me lo danno per 1 milione più clausola del 10%, altrimenti non lo prendo. Vediamo, 1,7, no, termina trattativa, devo prenderne 2, quindi no, salta raga, salta. L'alternativa è un difensore centrale che se non era abbiamo già preso in un'altra carriera, non mi ricordo in quale, però è un giocatore che già conosciamo molto bene, gioca nel Kosovo, è un difensore centrale che può fare anche il terzino destro, lui è veramente straordinario perché ha 90 di velocità, 90 di accelerazione e costa veramente poco, infatti con 500.000 euro secondo me si porta a casa, e quindi visto che siamo in difficoltà andiamo sul sicuro e ci portiamo a casa un jolly. Vogliono Ucek Pisu, non ve lo do, porca di quella miseria. Allora alzo l'offerta a 6,50 più clausola del 10%, del 15%, anzi vediamo un po' che cosa ci dicono, che la fa e si fa, molto bene, primo colpo fatto, abbiamo già preso questo, non me lo ricordo, non mi ricordo in quale carriera, forse con Wimbledon o con l'Oxford, ruolo importante addirittura, perché non c'è nessun difensore centrale, dovrebbe essere un 64, però il gioco calcola solo i difensori che hanno come ruolo DC, vabbè io comunque provo a dargli il ruolo turnover, vediamo se lo accetta, no vuole il ruolo importante, vabbè glielo concediamo raga, glielo concediamo il ruolo importante, poi se rompe le scatole lo mandiamo via, cioè non c'è problema, anzi lo facciamo anche una mini plusvalenza, perché poi il giocatore crescerà
squadra ha ben 7 anni, quindi non è vecchio, anzi. 1.200.000, sì, 1.200.000, altro che 1.200.000, affare fatto, signori. Preso il primo giocatore di queste ultime ore di calciomercato. Chiudiamo il nostro calciomercato prendendo l'Anguilla. Eccolo qui, terzino destro, giocatore anche lui molto molto interessante perché ha ottime statistiche, ottimi attributi e dovrebbe costare circa 600-700.000 euro. Io ci provo a mettere Ceccaroni come contropartita, però mi sa che non si può piazzare. Invece sì, ok, va bene, ci abbiamo perso qualcosina ragazzi, ci sta ma non fa niente. Cioè si poteva vendere separatamente, però un giocatore scontento con addirittura la faccina rossa è un giocatore che potrebbe addirittura anche farci esonerare. Quindi va bene così, abbiamo fatto questo scambio perdendoci, però in realtà ci abbiamo guadagnato, ok? Mettiamola in questo modo. Per quanto riguarda invece lo stipendio di Anguilla, con 1.500 dovrebbe cavarsela, e infatti è così. Bene, molto bene, a questo punto il nostro calciomercato finisce qui. È vero che abbiamo ancora 1.000.000, però preferisco conservarmelo perché con 1.000.000 si può fare tanto. Tra l'altro è un 62, adesso faccio vedere anche l'overall di quell'altro, non vi preoccupate, vi faccio vedere subito. Eccoli qui, i due acquisti. A Iti è un 65 con 91 di velocità, 71 di fisico. Guardate che belle statistiche che ha. E anche Anguilla non è male, un terzino sinistro che può giocare anche a destra, e quindi era proprio il giocatore che ci serviva. Li metto subito in campo e così siamo a posto anche in difesa. Siamo completi, certo la panchina non è lunghissima, però abbiamo una sola competizione, quindi possiamo tranquillamente arrangiarci fino alla fine della stagione. Poi, altra cosa molto importante che voglio fare con gli ultimi spiccioli che mi sono rimasti è andare nel programma e andare nella strategia di squadra e vedere se magari si è sbloccato qualche osservatore in più. Un posto in più? No, purtroppo non c'è un posto in più. Abbiamo però un osservatore con 5 stelle a centrocampo, 5 stelle in difesa e basta. Allora, quindi possiamo togliere qualcosa. Possiamo togliere magari un 4 stelle a centrocampo e mettere un 5 stelle. Sì, va bene, sì, va bene. Qualcosina in più, ecco, qualcosina in più. Niente di che, qualcosina in più, ma va bene. Ce lo facciamo andare bene. C'è un altro 5 stelle in difesa, però ho già 2 5 stelle. Anzi, no, ce n'ho già un 5, quindi niente. Va bene così. Quanti soldi ci sono rimasti? 1.000.000 spaccato. Va bene, stavo anche pensando di mandare l'osservatore, però boh, vabbè, non fa niente. Avanziamo ragazzi, avanziamo un po', vediamo un po' se arriva qualche offerta importante. Intanto Carlos Soler al Brighton. Mazzocchi, signori, non va al Napoli, va in prestito all'Almeria. Cos'è quella squadra? Penso di sì. Continuiamo comunque ad avanzare, ultima ora di mercato. Non arriva niente, ragazzi, non arriva niente. Ma io sono completamente soddisfatto del calciomercato che siamo riusciti a fare, sia in entrata, sia in uscita. Ho settato il programma di allenamento per il Sud Tirol? Non mi ricordo, per sicurezza settiamo. No, non mi sa che non l'avevo settato. Facciamo tutto sull'energia. Poi avanziamo e c'è un'offerta. Vinto il primo allenatore del mese. Grande Uce. È arrivato anche il secondo mensile per quanto riguarda la Pavera. Attenzione ragazzi al resoconto perché stiamo aspettando il compleanno del nostro Marcal. Ce l'ha fatta? No ragazzi, non ce l'ha fatta. Non riesce purtroppo a diventare un sedicenne, cioè, non è che non riesce, ci vuole ancora un pochettino. È un trequartista questo incredibile, lo stiamo trasformando in AT perché giocherà proprio lì in quella posizione. Ancora 18 settimane, al bonus crescita del 50%, sta migliorando proprio il tiro e la velocità, che sono gli attributi quelli più importanti, ecco, visto che a livello di passaggio è già messo discretamente bene. Ok, va bene, lasciamolo lì in stand by. Comunque la squadra ha recuperato più o meno, e allora direi che possiamo andare subito a giocare la partita contro il Sud Tirolo 14esimo con questa classifica 63-52. Andiamo dentro quindi per la seconda partita del giorno. Tutto pronto? Ci siamo ragazzi. Sud Tirol Palermo, si parte. Siamo in trasferta e non possiamo sbagliare. Voglio una grande prestazione. Il Diz diventa buona per Basic, dribbling, poi scarico dentro, buono per Papera, attacco, vabbè, lo stesso per Candreva, uno contro uno, super. Tutto buono. Ereo, scontro con il portiere. Segna Ciccio Candreva, comunque 1-0 dopo 17 minuti, la sblocchiamo alla prima occasione creata. Hanno 10 gol in 26 partite per Ciccio Candreva. Mi dispiace non puntare su di lui l'anno prossimo, è un giocatore sicuramente di esperienza, un giocatore che poteva servirci. Resterà comunque con noi, quindi sarà uno dei subentranti, ecco. Attenzione, mamma mia, traversa, incredibile. Ha preso la traversa facendo il cross, non ci credo. Non ho mai visto una cosa del genere in vita mia. Attenzione qui perché Edez viene scaramentato per l'aria. Brutto fallo. Fortunatamente non si è fatto nulla, quindi si rialza senza problemi. Il Diz, tocco buono per Basic che accelera e poi allagata la torta grandissima per Victor Barbera, uno contro uno dentro bassa, provaci, l'ho trollata. Poi Victor Barbera ci prova comunque con il destro, pallone fuori. Ero indeciso fino alla fine se calciare subito con Victor oppure se metterla dentro. Ho preso purtroppo la decisione sbagliata. Il Diz, ottimo recupero palla, però attenzione qui perché c'è Victor Barbera che si gira dentro bassa per Candreva, scarico ancora Candreva, la palla resta lì attaccata ai piedi di un fenomeno. Attenzione qui, non te la... no, Candreva, no. Toni Kroos all'Arsenal.
le devo far vedere ste cose, perché sono comunque dei trasferimenti curiosi. Kasiragi, attenzione qui, prova a passare. Bravissimo Sebastiano che chiude tutto. Stiamo giocando bene, però in questi ultimi minuti siamo leggermente crollati, anzi siamo letteralmente crollati. Questa cosa purtroppo non mi piace, perché con un solo gol di vantaggio non mi piace arrivare negli ultimi minuti. Ecco, mi sento confident, difendo male e poi sbaglio. Attenzione, Rauti, bravissimo, bravissimo. Buttaro che ferma tutto, poi Candreva si fa fermare. Attenzione qui ancora loro con Rauti che potrebbe calciare, lo fa a destro Sebastiano, la tiene lì. Troppo spazio ancora, troppo spazio ancora. Questi ci pareggiano, sicuro raga, sicuro. Cioè se non prendiamo gol è per miracolo. Contropiede, Bove, tocco buono. Niente, non c'è neanche il tocco buono per ripartire. Mancano 9 minuti alla fine. Qui ragazzi, piuttosto che ripartire per cercare il gol della chiusura del match, bisogna prendere la palla e andare sulla bandierina per forza. Sono messi veramente molto male in difesa, non c'è nessuno, quindi se recupero palla è praticamente finita la partita. Occhio, bravissimo Hanson, Hansen, mannaggia la misera, poi sbagliamo sempre il tocco. Occhio, Davi, cross dentro, bravissimo Sebastiano, bravissimo. Veloce, 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 ripartenza. No, non ci credo, non ci credo. Anche lo stop sbagliamo, anche lo stop, non ci credo. Bravo, dentro, fermalo. Oddio Sebastiano, la palla resta lì, ti prego. No, no, 1-1, non ci credo, non ci credo. L'avevo anche detto, l'avevo anche detto che bisognava gestire, andare sulla bandierina. Invece ho provato subito a ripartire con il portiere, cercando di segnare il gol del 2-0 in contropiede, perché davvero erano messi malissimo. Quindi bastava fare un filtrante e si mandava praticamente in porta l'attaccante. Occhio perché mancano pochi secondi alla fine. Hansen, non posso andare indietro, non posso andare indietro. No, interrotta la maledizione del pareggio. Arriva il primo pareggio stagionale a febbraio. Incredibile, incredibile. 1-1, peccato perché buttiamo anche dei punti per strada. 6-2. È anche giusto dire però che noi non meritavamo neanche di portare a casa un punto, perché siamo letteralmente crollati nel secondo tempo. Lo Spezia cosa fa? Lo Spezia non si vede, non si vede lo Spezia. Probabilmente giocheranno successivamente, però va bene, i punti di stacco sono comunque importanti. 64-52. Lo Spezia deve ancora giocare, la Cremonese invece a 46. La prossima partita è contro il Bari, quinto programma di allenamento. Tra 6 giorni c'è la partita. Possiamo fare un programma equilibrato, forse anche no, specifico no, lo facciamo equilibrato, lo applichiamo a tutti quanti gli elementi della nostra squadra, con Tiam che fa l'upgrade e diventa ufficialmente un 50. Bravo, bravo, bravo. Forza, forza Tiam, dimostraci, dimostraci che ci puoi stare in questa squadra, anche in un campionato complicato come quello italiano. 64-52. Hanno perso? Erano a 52 anche prima? Un voto di memoria, mi sembra di sì, non lo so. Comunque raga, a noi interessa poco, a noi interessa poco dello Spezia, a noi interessa poco della Cremonese. Noi abbiamo la squadra per vincere tutte le partite, questo deve essere il nostro obiettivo. La squadra ha recuperato, a parte Tiam che è leggermente stanco, ma non mi interessa, gioca lo stesso. E allora signori, andiamo dentro per la terza e ultima partita di questo video. Oggi ne facciamo solo 3 perché abbiamo fatto il calciomercato. Andiamo, tutto pronto, ci siamo signori. Bari Palermo, il classico, il classico del sud. Si parte, si parte, si parte. Bove, attenzione qui perché sembrano messi male. Occhio, Barberato dentro, buono per Ildiz che sarà lunga, destro secco, rete, bravo Ildiz. 1-0 dopo pochi minuti, incredibile come prima non ci veniva niente, adesso invece tutti hanno fatto il movimento giusto e la difesa del Bari praticamente si è aperta. Ottimo recupero, palla di Gomez, poi lo scarico per Candreva, è ottimale, Candreva può guardare in mezzo, Victor Barbera, dribbling, Victor Barbera, prova a passare Victor Barbera. Mamma mia, questo sta diventando un fenomeno ragazzi, questo sta diventando un fenomeno. Io la sparo lì, io la sparo grossa raga, io la sparo grossa. Questo può diventare più forte di Giuseppe Ambrosini. Ve l'ho detto, chi ha seguito la carriera con il Cambridge sa di che cosa sto parlando. Questo è un giocatore veramente, veramente, veramente eccezionale. Ha quel tocco, ha quella rapidità, ha quella finalizzazione, anche se ancora piccolino, perché comunque stiamo parlando di un 17enne, 18enne, adesso non mi ricordo. È ancora un 72/73, quindi ha margini di miglioramento incredibili. E nonostante questo, comunque a sprazzi fa vedere delle giocate da giocatore che potrebbe giocare titolare già nel Real Madrid, per dirla, capito? Menez, Jérémy Menez, ragazzi, è vero che c'è Jérémy Menez. Mamma mia, signori, vi ricordate quel gol di tacco che fece Menez? Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Era col Milan, se non erro, era di spalle, fece un colpo di tacco, mamma mia, incredibile. Che talento Jérémy Menez, mamma mia, pazzesco. Ildiz, tocco buono per Tiam, filtrante dentro, buono per Basic, tocco dentro, buono, ok, no, 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 aspetta, ho fatto un tacco, va bene lo stesso, destro secco, non volevo fare questo, ma segna sempre Victor Barbera, 3
3-0, capo tecnico al Bari. E questo video quindi finisce così, distruggendo il Bari. Togliamo Thiam e mettiamo Anguilla a sinistra, fuori anche il difensore centrale, dentro Luciani, fuori anche Vasic, dentro Lucioni, scusatemi, dentro anche Kazuma, dentro anche... Ma sapete che io tolgo solo Candreva e metto Ibrahim, poi Barbera e Ildiz li lascio giocare perché così crescono. Sto avendo però tanti dubbi su Thiam. Ve lo dico raga, sono sincero con voi, perché qui non si tratta di una carriera stile Cambridge. Noi l'anno prossimo saremo in Serie A e quindi boh, finisce 3-1. No, si è fatto male il portiere. No, calma. È entrato Uche in porta. Hanno messo Uche in porta. Ma come hanno messo Uche in porta? Porca, mi hanno messo Uche in porta. Allora ragazzi, no, per favore, qua finisce male, eh. Ragazzi, qui finisce male. 4 settimane di distorsione della caviglia per Sebastiano. No, non ci voleva, raga, non ci voleva. 4 settimane, questo non ci voleva proprio. Abbiamo comunque Kanuric che è in scadenza, c'è Nespola. Vabbè, non ha senso prendere un altro portiere per fare 2 partite, ovviamente. Però questo purtroppo non ci voleva, perché stava crescendo molto bene, aveva fatto più 4, stava giocando bene. Purtroppo queste 4 settimane lo fanno calare. Cioè, forse, vabbè, non è che lo fanno calare, però comunque sono 4 settimane che perde per la crescita. Poi il tempo che trova la lucidità giusta, la forma fisica giusta, passa, cioè, almeno 2 mesi li perde, ecco, 2 mesi li perde in tutto. Quindi, cavolo, peccato raga, peccato, non ci voleva proprio. Comunque, avanziamo nel calendario, ancora no, perché programma di allenamento, ovviamente prendiamo sempre come punto di riferimento il nostro Victor Barbera, lo facciamo specifico sulle prestazioni, se qualcuno non recupera, poi ovviamente lo togliamo. Prossima partita, quindi, contro il Como, offerta per la nazionale, sarà una nazionale scarsissima, vediamo un po', Irlanda del Nord, bene, non ce ne frega assolutamente nulla. Allora, tra 4 settimane, raga, dovrebbe essere... Sì, praticamente si è fatto male il 10, quindi dovrebbe tornare il 10 più o meno. Forse anche l'8 ce la fa a tornare, eh. Quindi sarebbero 4 partite, raga. Sarebbero 4 partite, forse 3-4 di sicuro. Il 16 c'è. Bisogna vedere se riesce a recuperare per la partita contro il Brescia. Niente, raga, peccato. Non ci voleva proprio. Abbiamo il budget per prendere un portiere svincolato, che sia più forte di 60. Però preferisco continuare così. Togliamo quindi Sebastiano e ci metto... Mamma mia, chi ci metto, raga, tra i due? Mettiamo il 61, che dobbiamo fare? Quest'altro però quanto ha di lucidità? Entrambi 24, quindi vabbè, niente, raga. Mettiamo Nespola, che mi, non lo so, mi ispira fiducia. Quanti anni ha Nespola? 19. Quest'altro quanti ne ha? 23. Mettiamo quello più giovane, dai, mettiamo Nespola. Per il resto la squadra è confermata. E io il video lo interrompo qui. Abbiamo fatto 3 partite, questa è la classifica. 67-53, ragazzi, 67-53. Ci stiamo avviando verso la Serie A. Bene, sono contento. Nel prossimo episodio quindi giocheremo 4 partite e speriamo ovviamente di riavere il nostro portiere titolare, perché abbiamo bisogno di lui. Poi le ultime partite dovrebbero essere inutili, perché in teoria con questo vantaggio le ultime 4 dovrebbero essere inutili. Quindi forse potremmo anche finire la stagione entro 2 episodi, forse. Poi dipende da quanti punti riusciamo a fare in queste gare. Io vi saluto e vi ringrazio, qui dal Palermo è tutto. Ci vediamo domani